Si esce? Dove sei? Abby. Altri infetti, altri combattenti? Non ce la fa più. Beh, loro sono impegnati coi prigionieri, quindi buona. Come fa a scavalcare? E non fa. Cazzo. Alla spiaggia. Minchia. È andato alle fiamme proprio. Percorso unico, quindi la spiaggia per forza è di qua. Siamo già sulla sabbia. Trovarla. Modalità ascolto che non funziona più. È lei. È lei. Madonna, come l'hanno ridotta. In 2 mesi. Sei tu. Con i peli sotto le ascelle. Praticamente è tornato maschio. Anzi, è diventato maschio perché lui era donna all'inizio. Quindi sì, adesso è praticamente maschio. Minchia, sembra Gollum, Abby. Ti aiuto. Le barche sono di qua. E allora andiamo alle barche. Siamo allo sconto finale, lei manco ce la fa. Ce l'ha pure liberata. Bruttissima sta scena, ragazzi. Proprio le due persone che, una per ammazzare l'altra, si sono consumate. Perché questo è.
Adesso però gli salgono alla memoria tutte le cose che Abby ha fatto. Che poi oltre a se fosse stato per Abby avrebbe ammazzato solo Joel. Questo è il punto. Non intendo farlo. E poi sarebbe finita lì. E non lo avrei fatto. No. Non voglio combattere. Devi invece. Povero Lev. Lui non c'entra. C'entra per colpa tua. Ok. Ok. Ok, adesso sfida a pugni. A cazzotti. Vai, coltellala. Dai, su. Brava. Cioè, brava, insomma. Beh, qua è molto facile. Cioè, è il duello forse più easy di tutti per ora. Certo che se ne danno la gola muore, però... Non può finire così, ragazzi. Una delle due non può morire. No, glielo spinge dentro. Aia. Niente coltello, adesso a mani nude si combatte. Bello sto combattimento ad armi bianche. Dai. Non ce la fa più. Anzi, non ce la fanno più. Dritto in faccia, lì. Dai. Forza. Adesso la provo a negare. Ferma questa sete di vendetta, Ellie. Ferma questa sete di vendetta. Ah, le dita. Sicuramente flashback adesso. Joel. Chissà dove andranno. Finisce qui. Abby e Lev se ne vanno. In realtà
questo punto, se è viva, devi ringraziare Ellie, perché al pallo sarebbe tranquillamente morta. Secondo me questo fa presupporre che ci sia una parte 3 alla fine. Secondo me sì. Perché il finale lascia molto in sospeso. Lascia più in sospeso questo che quello della parte 1. Anche perché non so se dopo la parte 1 era in programma la parte 2, dato che l'hanno annunciata praticamente 3 anni dopo.